Ed eccomi qui a fare la spesa al Famila, per cui questo sarà un video svuota la spesa perché ho un po' di cosine da prendere, per cui dovrei riuscire a farvi un video completo. Ed eccomi qui che vi faccio lo svuota la spesa della Famila. Allora, questo sarebbe lo scontrino. Ci ho lasciato lì 135 euro e 5 centesimi. Adesso spero che si noti, che lo legga. Non ho la più pallida idea se dallo schermino si sta leggendo oppure no. E vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, questi biscottone del Mulino Bianco. Era da un paio di volte che andavo a fare la spesa e guardavo questi biscotti, poi pensavo: ma sono troppo grandi, li voglio più piccoli, e non li avevo mai presi. Questa mattina ho deciso di prenderli e speriamo che siano buoni. Sono questi qui, perché di qui dal disegno vedo molto enormi. Speriamo che siano buoni. Pane, ho preso il pane, quello pugliese, non mi ricordo più come si chiama. È scritto pane pugliesine, qualcosa del genere, e le ho prese. Forse non si nota molto. Comunque, ho preso il pane. La zuppa di Dimmi di sì, ho preso la vellutata ai carciofi. Una confezione d'uova, non ho neanche guardato se sono bianche o se sono... No, non sono bianche, per fortuna. Che di solito quelle bianche non mi piacciono molto, però ho preso questa confezione perché era l'unica che aveva una scadenza abbastanza lunga. Per cui ho pensato, bianche o non bianche, mi serve una scadenza lunga, per cui ho preso queste. Del marchio Andrea e Carlo Cecchin. Ho preso i bigoli al torchio, non li avevo mai presi fatti così. Visto che sul banco frigo erano vicini al burro, e così ho deciso di prenderli. C'era anche altri tipi di pasta fresca confezionata così, tipo tagliatelle, però io ho deciso di provare ad assaggiare i bigoli. C'è un prodotto già cotto che adesso vi faccio vedere. No, non vi faccio vedere cos'è perché è ancora incartato anche nella carta. Qui dentro ci sarebbe un burgerino di carne che l'ho preso. È un burger di carne di salsiccia. C'era carne e salsiccia, qualcosa del genere c'era scritto. È bello grande e ho deciso di provare a prenderlo per la cena di questa sera. E insieme a questo ho preso anche il pollo allo spiedo. Che mentre il pollo allo spiedo è di qua, anche questo, beh, vedete che la carta cioè si scolla da sola perché è ancora caldo, e questo qui sarebbe il pollo allo spiedo. Se non va mangiato oggi, va mangiato anche domani, perché visto che è ancora caldo e appena cotto. A me succede che una sera faccio la carne, se non va finita il giorno dopo, per cui anche in questo caso è come l'avessi cucinata io, perché vi assicuro che si sente che è ancora caldo. Ho preso una confezione di limi, poi l'unico burro di arachidi che ho trovato alla Famila è questo della Fiorentini, per cui ho deciso di prendere questo. L'avevo già assaggiato, mi sembra, di averlo già preso. Comunque ho preso questo. Una confezione da litro di Coca Zero, e come ammorbidente, adesso rispetto a 15-20 giorni fa che ci sono andata alla Famila, che iniziano a tenere anche i tesori d'Oriente, però tengono o il muschio bianco o questa profumazione qui che c'è scritto rosa nera e labdano, per cui ho deciso di prenderla. Il muschio bianco mi piace, però questo qui ne ho già utilizzato una confezione, ho visto che è anche buona come profumazione, per cui l'ho ripreso. Ho ripreso anche i golosi sfiziosi scalogno in agrodolce, questo qui. Questi qui li ho già presi
presi una volta, ho visto che sono buoni, per cui li ho ripresi. Di queste verdurine c'erano sempre dello stesso marchio, c'erano anche i peperoni o la verdurina tipo giardiniera, quella verdurina mista, però non l'ho presa, non mi ha ispirato al momento di prenderla, visto che questi so che sono buoni, sono rimasta su quello che conoscevo. Una bottiglia grande di olio di arachidi, questo è l'olio che utilizzo per friggere. E visto che ha una scadenza bella lunga, perché scade a luglio del 2022, ho preferito prenderlo. È del marchio Sagra, olio di arachidi. Io mi trovo benissimo per fare sia fritture, oppure se faccio, ne faccio pochi. Però come quando faccio un dolce, se voglio ungere da teglia oppure al posto del burro voglio mettere l'olio, uso quest'olio di arachidi al posto dell'olio d'oliva, che lo sento un po' troppo, un po' più saporito. Una sfizza di affettati. Allora, ho preso prosciutto cotto nostrano, poi prosciutto arrosto alla salsa barbecue. Questo qui, non mi ero neanche accorta che c'era scritto salsa barbecue, non so se si possa notare, però vedete che di solito la salsa barbecue ha questo colore rossiccio, per cui ho preso anche questa. Sempre prosciutto arrosto, ma questo qui è arrosto normale, perché mi piace questo sapore di arrosto che ha il contorno del prosciutto. E poi un altro prosciutto, questa volta prosciutto crudo, questo qui. Poi ho preso la panna chef, ogni tanto la uso, per cui ogni tanto la prendo, di solito la uso per fare le frittate. Ci metto meno formaggio e ci metto una confezione di panna, giusto per dare quel twist di gusto diverso. E visto che l'avevo finito e non c'era, ho deciso di prenderla. Poi ho preso del Capitan Findus due crocchelle ai semi, panatura integrale con semi di zucca, semi di girasole e quinoa. Un salamino, ce n'erano di due tipi, c'era questo e un altro che mi ispirava, ero un po' indecisa tra i due, alla fine ho scelto questo perché mi ispirava il nome Salame Vecchio Borgo, mi ispirava il nome e costava anche 2 euro in meno dell'altro, per cui ho deciso, ma sì, prendiamo questo. Questi qui sono Vulavent, non so neanche come si dice, e sono rimasta anche un attimino a guardarli perché pensavo, ma poi come, con cosa li riempio? Poi ho pensato maionese e piselli, piselli e uova, sodo schiacciato, mi è venuta questa idea per cui ho deciso di prendere una confezione di burro, questo qui, burro De Paoli, la prendo piccola perché ne ho in frigo, per cui è giusto per avere quel po' di più di burro, e ho preso questo. Nel banco frigo ho scoperto che Giovanni Rana fa anche queste confezioni. C'era anche il pasticcio, però era di zucchine e provola. Siccome che le zucchine piacciono a me, ma non molto a Davide, allora ho preferito, per come assaggio, prendere questo qui, che sarebbe la parmigiana alle melanzane. Speriamo che sia buona, però se non ricordo male, c'era anche il ragù bolognese, il pasticcio a ragù bolognese, però era finito, non c'era, c'era solo questo. Queste sì, ne avevano parecchie confezioni. Gelato, questa volta ho preso il barattolino Samontana, ho preso questo perché mi ispirava l'idea, gusto vaniglia con granella di croccante di mandorle, e l'idea del croccante con la vaniglia mi piace, per cui ho preso questa volta il barattolino, anche se diciamo che della Samontana non è che prenda molto spesso i gelati, questo sentiremo che gusto che c'ha. Due yogurt, sempre il mix della Müller. Allora, uno è Delizia al pistacchio con wafer al cioccolato bianco, mentre l'altro è yogurt bianco con nocciole e cioccolato. Una confezione di zucchero, che serve sempre,
anche perché o alla mattina col tè o sul litro di tè che faccio, il zucchero va sempre utilizzato. Poi ho dei toast da fare, cioè non sono da fare subito, però avrei in mente di farli e non sapevo che formaggio prendere al posto delle solite sottilette, per cui ho preso la fontina. Tenterò di tagliarla fine a fine e vediamo cosa ne esce. Dovrebbe comunque uscire qualcosa di buono, perché la fontina di per sé è buona, un po' filante lo è. Poi ho ripreso i Raffaello, che li ho finiti. Ho visto che li ho mangiati volentieri, per cui ne ho ripreso un'altra confezione. Poi ho ripreso Casa Bella Cura Lavastoviglie. Questo qui l'avevo usato la settimana scorsa sulla lavastoviglie e ho deciso di riprenderlo. Mi sembra che abbia fatto un buon lavoro, per cui ho deciso di riprendere questo marchio. Perché c'era anche quello della Finish, però quello della Finish costava il doppio di questo. Per cui ho pensato, ma sì, riprendiamo questo marchio Selex, visto che è in vendita, qualcosa di decente farà la mia lavastoviglie. Tonno. Ero indecisa che tipo di tonno prendere, volevo cambiare dal solito Rio Mare. C'era il Mare Blu e questo tonno Nostromo. Alla fine ho deciso per questo tonno Nostromo, sperando che sia buono. Nel reparto, nello scaffale dei vegetali, ho preso questi due prodotti. Allora, ho ripreso i mini burri vegetali con broccoli e calè, che so che mi piacciono. Hanno cambiato la confezione, perché la confezione era verde, se non ricordo male, degli altri. Adesso l'hanno fatto con lo sfondo bianco. Però ho visto questa scritta broccoli e calè, mi è venuto in mente che sono quelli che già mangio, per cui li ho presi. E una cosa invece diversa dal solito, ho preso le spinaciose. Queste qui fatte così, che dovrebbero essere dei burger fatti con gli spinaci. Un altro affettato è gran filetto stagionato, questo qui. Di qua poi, visto che c'era, perché la volta scorsa che sono andata alla Famina, no, al banco dei freschi non c'era il... gastronomia, freschi, formaggio, non c'era la mozzarella di bufala, quella affumicata. Questa volta l'ho trovata e l'ho presa subito, perché a me piace. Alterno tra i bocconcini di bufala, sempre presi alla Famela, e questa qui affumicata, perché la trovo ottima come marchio di mozzarella. Un vasetto di pesche sciroppate del marchio Villa Franchi e un vasetto del marchio Selex di ceci, questo qui. C'erano anche i ceci bio, un vasetto di ceci con scritto ceci bio, però non li ho presi perché qui sotto erano molto sporco il vasetto, nel senso che l'interno lo vedevo troppo scuro e non mi ha ispirato a prenderlo per quello, mentre questi qui li vedo la confezione più limpida e allora ho preferito prendere questi. Altri due affettati, questa volta freschi, uno è speck e uno è prosciutto cotto, e il speck è speck tirolese. La confezione qui di tre spicchi di pizza, quella alla diavola, che è quello che riesce, come pizza surgelata, per me è quella migliore, è di questo marchio di Gennaro. Questi qui fanno sia la margherita, questo alla diavola che c'ha il salamino, ai funghi e alla capricciosa. Questi sono i quattro gusti che tiene la Famila. Io di solito prendo la diavola perché è quella che mi ispira di più. Per quanto riguarda i sughi pronti di Giovanni Rana, ho preso questi due. Allora, uno è alla matriciana, mai preso, infatti di solito prendo questo qui alla bolognese. Ma vi dico che ieri sera ho assaggiato anche il pesto ai pistacchi, ho fatto una pasta con le orecchiette e devo dire che per me mi è piaciuto il gusto che ha dato questa crema di pistacchi. Ci ho aggiunto sopra un po' di grana e a me il piatto è piaciuto. Questa volta quello ai pistacchi non c'era un sugo alle noci,
che non ho voluto prendere, e se no di diverso tra virgolette ho preso questo alla matriciana. Sempre per il discorso dei toast cream che vi dicevo, ho deciso di provare a prendere anche le ciliegine affumicate. Casomai faccio fettine piccoline e provo a fare questi toast. E sempre per lo stesso discorso, ho voluto provare a prendere il grana, questo qui da grattugiato 30 mesi del Palmareggio, giusto per spargersi sopra anche il grana. Diciamo che al posto della sottiletta ci sto pensando varie alternative. Due confezioni di erbette lessate, visto che c'erano sia gli spinaci, un'altra erbetta che adesso non mi ricordo il nome, per cui io ho scelto comunque queste erbette, che dovrebbero essere erbette di campo, forse non c'è scritto che tipo di erbette siano, c'è scritto ingredienti erbette e sale per cui ne ho prese due confezioni. Per finire ho preso i booster, sempre questi sono i soliti booster che prendo del marchio Kainer, questo qui, il numero 38, che a me piacciono, e quando sono arrivata alla cassa ho preso i Ferrero e i Pocket Coffee. Non prendo la confezione grande, però quando arrivo alla cassa prendo questi qui da 4-5, qua ce ne sono 4, qua ce ne sono 5 cioccolatini. Ok, per questo svuota la spesa io l'ho finita qui, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!